Pirlo sorprende tutti e lascia in panchina Cristiano Ronaldo. È la quarta volta in stagione, Spezia e Lazio in campionato, Genoa in Coppa Italia. Davanti giocano Dybala e Morata, Kulusevski va a fare l'esterno nei quattro di centrocampo. Il Bologna è quello annunciato, con Palacio terminale offensivo supportato da Skov Olsen, Vignato e Barrow. Arbitra Valeri. Quarto minuto, la discesa di Svanberg si propone sulla sinistra dei Silvestri che mette in mezzo, l'uscita di Szczęsny che anticipa il possibile intervento di Barrow. La Juventus al sesto con Morata che di tacco serve Kulusevski, in area di rigore Kulusevski vede Rabiot, lo chiama in causa Rabiot, conclusione, la traversa e Skorupski evitano la capitolazione, però c'è Chiesa che da due passi sblocca il risultato. 1-0 Juve al sesto per Chiesa, quindicesimo gol in stagione all inclusive, il nono in campionato e a questi gol vanno aggiunti gli 11 assist, davvero una grande stagione quella del figlio d'arte. Bologna che prova a rialzarsi, undicesimo. Skov Olsen per Tomiasso, subito il cross, l'acrobazia di Svanberg, bella da vedere ma il pallone è abbondantemente alto. Ancora Bologna al 23esimo, Palacio per Skouten, il destro potente ma centrale, nessun problema per Szczęsny. 29esimo, quadrato per Dybala che ubriaca con le sue finte Skouten, poi mette in mezzo, Morata da due passi, 2-0 Juventus. Decima rete per Morata, il secondo in doppia cifra dopo Ronaldo, il VAR certifica la posizione regolare di Morata. 32esimo, sempre Skov Olsen sulla destra, questa volta si mette in proprio con il mancino e Chiellini si immola, calcio d'angolo. Poi Svanberg, altra discesa, cercato e trovato De Silvestri ed è De Ligt ad evitare il peggio. 42esimo, rimette il gioco il pallone la Juventus, Szczęsny. Danilo, ancora per Szczęsny e poco ci manca che la Juventus combini la frittata. 45esimo, Dybala, di tacco Chiesa per Kulusevski. C'è Rabiot liberissimo che fa centro sull'uscita di Skorupski. 3-0 poco prima dell'intervallo per Adrien Rabiot. È il quarto centro in campionato, il secondo nelle ultime quattro partite. Un altro che finisce la stagione in crescendo. Ripresa, un cambio nella Juve, Bonucci per De Ligt. Passano 15 secondi e Svanberg cerca e trova Palacio che farebbe secco Szczęsny, ma la posizione del Trenza è di fuori gioco. Secondo minuto, rinvio di Szczęsny, spettacolare controllo di Morata che si porta avanti il pallone, poi va alla conclusione. Skorupski non impeccabile, palla termina in rete Valeri, prima annulla, poi su segnalazione del VAR convalida perché la posizione di Alvaro Morata al momento del lancio di Szczęsny è regolare. Ancora Juventus che vuole dilagare, Kulusevski, Chiesa, in area di rigore Chiesa, trova lo spazio per andare alla conclusione ma la palla finisce fuori di un nulla. Pochi secondi dopo è il turno di Dybala con il mancino diagonale anche in questo caso, palla sul fondo, poi Kulusevski per Chiesa che non aggancia, c'è Morata, conclusione sul corpo, forse anche sul braccio di Soumaoro, ma per Valeri è tutto regolare, cambi da una parte e dall'altra, Palacio fa tutto da solo, non trova la porta. È in campo anche Orsolini al posto di Skov Olsen, lo serve Palacio e Orsolini accorcia le distanze, 4-1 al 40esimo. Entra anche Pinsoglio e si rende utile alla causa parando questa conclusione potente di Barrow. Minuti finali con ancora sprazzi di Juventus, McKennie per Dybala, palo esterno. Il resto è attesa, attesa per notizie da Napoli e quando arriva il fischio finale con il pari fra Napoli e Verona esplode la gioia della Juventus, Juventus che va in Champions League proprio in extremis.